Benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi è un video diverso, particolare, ma che va a integrare una raccolta di video, una playlist di video che avevo iniziato l'anno scorso. Era un nuovo format che era benvenuti nel regno della musica. E oggi voglio parlarvi di una cosa in particolare. Avete visto nel mio canale che ci sono molti video in cui canto, infatti, per chi non mi conosce, io faccio e sono un cantante lirico. E oggi vi parlerò dell'importanza dell'allenamento e in particolare, visto per come sono vestito e per quello che sto facendo, in particolare l'importanza della corsa per quanto riguarda il canto o la musica in generale. Mettiamo in pausa l'allenamento. Benvenuti al Parco Ferrari. Ci spostiamo in un luogo leggermente più tranquillo. Mettiamo in pausa la musica. E ricollegandoci al discorso di poco fa dell'importanza della musica, in allenamento molti ascoltiamo musica, io non sempre. C'è quando l'ascolto, c'è quando no, in base alla giornata. Perché la musica può aiutare con il ritmo, cioè il BPM, e i BPM sono molto 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 importanti. E infatti, per esempio, in discoteca, quando si poteva ballare in discoteca, principalmente venivano usati i 128 BPM, che sarebbero i tactus al minuto, cioè ogni volta che noi, in parole povere, cioè ogni volta che noi battiamo il piede al ritmo di tempo. E quindi la musica aiuta nell'allenamento, ma l'allenamento aiuta nello stesso tempo anche il musicista stesso, perché molti studiamo stando seduti, quindi come per chi lavora 8 ore al giorno, o per noi che studiamo, arriviamo anche a studiare 8 ore al giorno. Ciao Pagnolino! Oppure anche noi che arriviamo a studiare 8 ore al giorno, stare 8 ore seduti non è il massimo, quindi molti consigliano di fare attività fisica, che sia aerobica o anche potenziamento muscolare. L'avevo detto anche in un video precedente, anzi, l'avevo detto anche in un'intervista in un giornale. E mi sa che in un prossimo video molto futuro vi farò vedere tutti gli articoli in cui io sono stato menzionato. Un caffè, ti dico a Parigi, tu ci credi? In cui ho detto una cosa: fare il cantante, il musicista, nell'atto pratico si ha anche uno sforzo fisico. Non stiamo sollevando 100 kg, però è normale, uno sforzo fisico deve esserci. Perché andiamo a utilizzare dei muscoli che molto probabilmente nella vita quotidiana non utilizziamo. Mi soffermo soltanto dicendo una cosa, e altrimenti poi mi dilungo troppo, che cantando si utilizza il diaframma e di conseguenza tutti i muscoli annessi. Quindi questo che vuol dire? Che noi comunque sia dobbiamo allenare tutti i muscoli che ci servono per cantare, per essere tonici, perché i muscoli devono essere reattivi a tutto quello che noi chiediamo per cantare. Adesso non mi dilungo più. Se volete altre informazioni, scrivetemi qua giù nei commenti cosa volete sapere in particolare, così approfondiamo il discorso e ricontinuiamo così in questo modo anche il format Benvenuti nel regno della musica. E se vi è piaciuto, lasciate un like e iscrivetevi al canale. A voi non costa nulla, però a me sarà molto 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 di supporto e vi ringrazio sia per aver visto questo video che per tutto il supporto che mi date ogni giorno. Adesso ritorniamo a casa, perché mi aspettano tantissime cose da fare.